una medaglia per la liberazione. La salute per tutti, un concorso per studenti. Presentato il bilancio sociale della Regione. In settimana la Commissione Bilancio si è riunita per discutere la legge di assestamento. Preso atto dell'alto numero di emendamenti presentati dalle opposizioni, la Giunta regionale ha deciso di richiamare in aula il provvedimento. Si ripartirà martedì dal testo originale. I criteri e il metodo per l'aggiornamento del piano trasporti sono stati invece al centro della seconda commissione, che ha anche approvato la delibera presentata dall'assessore alle politiche sociali sulle fasce di reddito per il canone di locazione delle case popolari. La Commissione Ambiente ha audito i rappresentanti di alcuni consorzi che si occupano di riciclaggio e recupero imballaggi sul territorio piemontese. Le Commissioni Agricoltura e Cultura, infine, hanno esaminato sulle materie di competenza il documento di economia e finanza regionale 2017-2019. In copertina! Sono più di 400 le persone residenti in provincia di Torino, partigiani, ex internati nei lager, combattenti o familiari dei deceduti, insigniti delle medaglie della liberazione conferite con decreto del Ministro della Difesa. L'iniziativa è promossa dal Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale, in collaborazione con la Prefettura di Torino. Il primo appuntamento si è svolto nel capoluogo piemontese alla presenza del Presidente e del Vicepresidente dell'Assemblea e del Prefetto di Torino. Prossime tappe: Ivrea, Rivoli e Pinerolo. Una giornata speciale per chi ha combattuto per la libertà e la democrazia nel nostro paese. Finalmente il Ministro della Difesa ha distribuito, 70 anni dopo, il sigillo. È un giorno veramente che abbiamo dovuto aspettare per anni e anni. Siamo felici di questo avvenimento. Un concorso nelle scuole per riflettere su stili di vita e salute lo ha promosso il Consiglio regionale del Piemonte con gli Stati Generali dello Sport e la Consulta Giovani. L'iniziativa si rivolge alle classi quinte della scuola primaria e a tutte le classi della scuola secondaria di primo e secondo grado. I premi, tra i 1.000 e i 2.500 euro, saranno assegnati alle scuole per l'acquisto di materiale e attrezzature didattico-sportive o per la realizzazione di progetti a carattere sportivo. È stato presentato a Palazzo Lascaris il bilancio sociale della Regione Piemonte, strumento che offre una sintesi dei risultati delle politiche regionali, partendo dagli obiettivi e dalle risorse a disposizione. L'80% delle risorse impegnate nel 2015 sono state destinate al benessere della persona e della famiglia, il 10% per l'efficienza delle istituzioni, il 6% per il territorio e il 4% per lo sviluppo della competitività. Quest'anno è stato inoltre presentato per la prima volta anche il rendiconto semplificato per il cittadino.